Buongiorno ragazzi, siamo alla stazione di Dikirch, nel nord del Lussemburgo, e stiamo aspettando il pullman che ci porterà a Vianden. Ragazzi, siamo a Vianden, stiamo salendo a piedi fino al castello. Spada a due mani o zoiande, no? Era riservata alla nobiltà e ai mercenari, mentre invece armi come il falcione erano di origine agricola. Infatti la forma ricorda molto quella degli strumenti usati dai contadini. E infine, questa è la mia parte preferita, le cantine. Ragazzi, per visitare il castello abbiamo speso 7 euro e vi posso assicurare che vale davvero la pena. Ragazzi, siamo a Beaufort. Ragazzi, vista la quasi assenza di mezzi pubblici, abbiamo preso una decisione molto pericolosa: andare da Beaufort a La Rochette a piedi. Ci vorranno circa 2 ore sperando di arrivarci.
e di non perderci. Però intanto il paesaggio è bellissimo. Ragazzi, non voglio essere troppo ottimista, ma forse, e dico forse, dopo 2 ore di cammino siamo finalmente arrivati alla Rochelle. Ragazzi, alla Rochelle abbiamo avuto giusto il tempo per fare 2 riprese e si riparte. Siamo in un altro posto sperduto chiamato Konsdorf. E si spera sia l'ultimo posto sperduto di questo viaggio. Beh ragazzi, da qui, da Konsdorf, prenderemo l'ultimo pullman che ci riporterà finalmente nella città di Lussemburgo. Spero che questa serie di 2 video su Lussemburgo vi sia piaciuta. Se è così, lasciate naturalmente un bel like. E se non l'avete ancora fatto, andate a guardare anche l'altro video. E se vi va, passate anche dal mio canale Instagram. Elio! Ciao ragazzi, ho freddo e ho fame. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Krishna, benvenuti a Krishna.